Diamo il buongiorno al capogruppo in Campidoglio del Movimento 5 Stelle, onorevole Paolo Ferrara, buongiorno. E benvenuto, come sta? Buongiorno, bene, grazie, spero si senta bene, sono sul trenino Roma Lido, sto andando in Campidoglio e spero che la linea regga in qualche modo. E speriamo, dai. Speriamo che tutte le linee reggano. A proposito, ma assolutamente. Sì, perché insomma anche la Roma Lido, visto che si parlerà di stadio, speriamo sia rammodernata, soprattutto per andare per i pendolari e poi anche per chi... Sta andando molto bene per adesso, questo possiamo dirlo. Meno male. Allora, onorevole Ferrara, è pronto questo atto che Pallotta aspetta? Le domando, perché oggi Pallotta, arrivando a Roma, davanti al De Russi, ai giornalisti presenti, ha detto: siamo vicini alla chiusura, ma se tutto va oltre il 30 giugno o luglio ci vorrà un altro anno e non avremo lo stadio. Possiamo rassicurarlo al presidente della Roma? Perché tra l'altro dice pure che i tifosi dovrebbero dire alle istituzioni di sbrigarsi. Ecco, sì, anche e soprattutto questo. No, possiamo rassicurarlo, diciamo che quest'atto non è che lo aspetta solo Pallotta, lo aspetta la città. È un'opera importante, con dei servizi importanti per la città. Se pensiamo che solamente andiamo a risolvere quel nodo, i cittadini lo sanno perché molto spesso lo percorrono, legato al Ponte della Magliana, dove c'è una congestione di traffico importante, insomma è un'opera per la città. Naturalmente ha anche delle opere accessorie che sono utili sia in entrata che in uscita, per cui venendo da Roma, anche andando a Roma, per quello che riguarda il progetto di Tor di Valle, naturalmente è chiaro, però mi sento di dire che l'opera è veramente un'opera che comunque è utile alla città intera. Ah, quello sicuramente. No, però l'unica cosa che magari il presidente però dovrebbe rispettare, siete degli unici che glielo fate fare, insomma tranquillo, adesso lo fa. Però ogni volta che dice i tifosi dovrebbero dire alle istituzioni di accelerare, ma i tifosi come fanno a dire alle istituzioni di accelerare? Quello che stanno facendo i 5 Stelle, che glielo stanno facendo fare, punto. Io non capisco questa cosa. No, ma guardi, io sono veramente orgoglioso di una cosa, questo devo dirlo. Poi è normale che il presidente della Roma fa il presidente della Roma, io faccio l'amministratore e devo rivolgermi a tutta la città e ho un'ottica, una visione differente, dobbiamo averla per forza. Però sono orgoglioso del fatto che questa amministrazione sta dando delle risposte concrete. Io continuo a fare interventi alle radio e continuo a spiegare di progetti, penso allo stadio della Roma, penso in questo caso al Ponte dei Congressi, ma al discorso di Piazza dei Navigatori, tutte opere che comunque sono state ereditate da questa città che il Movimento 5 Stelle sta portando avanti, dandogli un'impronta importante, che sta mettendo al servizio della città, rimodulandole, rigenerandole, per cui di questo lasciatemelo dire, sono veramente orgoglioso. Detto questo, è chiaro che il presidente Pallotta usa tutte le armi possibili per cercare di far accelerare questo progetto, ma da questa parte ha sicuramente un'amministrazione che va spedita su questo e lo stiamo dimostrando con i fatti. Oggi arriva in aula la variante al progetto del Ponte dei Congressi, per cui un altro successo che questa amministrazione raccoglie. Tra l'altro, quando lui dice i tifosi dovrebbero dire alle istituzioni di accelerare, eccolo qua, noi siamo tifosi, abbiamo chiamato Ferrara, accelerate! Perciò sì, abbiamo preso... A cuore non si comanda, dobbiamo dirlo. Alla lettera. Voglio dire, è chiaro, si è tifosi, però bisogna fare le cose con criterio, prendersi i tempi necessari, rispettare la legge, questa amministrazione lo vuole fare, l'ha fatto, certo. E anche in questo modo, vedete, si dimostra di poter mettere in campo risorse, di portare a termine, raggiungere obiettivi, più che altro utili alla comunità, facendolo nel rispetto delle leggi, delle regole. Alla fine sono contenti tutti, sono contenti i tifosi, sono contenti gli imprenditori, è contenta l'amministrazione. Dallo stadio a Salvini, 0-0 si rivota? Ma io credo che questa Italia abbia bisogno veramente di un governo. Adesso Di Maio è bravissimo, sta conducendo tutte le trattative del caso, è stato chiaro, insomma, sono i progetti quelli che contano, sta mettendo avanti i progetti prima delle poltrone, e è chiaro che dovranno trovare una soluzione, spetta a loro, ma sono convinto che Luigi Di Maio è in grado di portare avanti qualsiasi trattativa. È chiaro che non si tratta di accordi, si tratta di un progetto dove si devono accogliere delle richieste. Noi avevamo un programma ben preciso, lui è stato votato da 11 milioni di italiani, per cui è il primo partito, il primo movimento politico in Italia è stato il Movimento 5 Stelle, devono anche tener conto di questo, per cui è chiaro che le richieste sono giuste da parte nostra. Senta, le faccio una domanda invece dall'altra parte della medaglia, dalla parte del PD. In regione si è aperto un canale di dialogo, la famosa politica dei due forni inaugurata in tempi di Prima Repubblica viene riproposta oggi, ossia un dialogo con ambe le forze politiche, Lega da una parte e PD dall'altra. Aspetta, non mi faccia fare la domanda, poi mi risponde. Ecco, se questo dialogo col PD in regione possibile anche per il governo nazionale, può succedere anche per il governo di Roma? Guardi, più che
politica dei due forni la chiamerei un'opportunità. Un'opportunità perché la legge elettorale prevede che comunque ci sia questa situazione nel governo regionale, il Movimento 5 Stelle è una parte importante, ha ricevuto il 27% Roberta Lombardi dei voti della Regione Lazio, per cui dovrà metterli a frutto, facendo proposte congrue al nostro programma che saranno utili per la capitale, ma per tutta la regione. Io credo che sia anche una questione di buon senso, si tratta solo di questo. È chiaro che in questo momento la situazione regionale non è quella nazionale, ci sono sia due interlocutori differenti ma anche due situazioni differenti secondo me, perché ci sono proposte di carattere nazionale che comunque vedono un impegno maggiore da parte comunque del gruppo politico, per cui io credo che non si possano distinguere, si possono distinguere bene insomma le due proposte sia a livello regionale che a livello nazionale, e non farei le stesse valutazioni, ecco, questo posso dirlo. Definitivamente, parola definitiva, possiamo rassicurare che il 30 giugno ci sarà la chiusura della pratica e Pallotta potrà dare il via poi magari a appalti, quello che servirà per la costruzione, certo, di tutto. Mi sento di dire che veramente siamo nei momenti in cui la palla passa alla Roma, ecco, questo possiamo dirlo perché i tempi sono stati rispettati e veramente ci sono le condizioni per iniziare subito. Noi ce lo auspichiamo, ma abbiamo messo in campo tutti gli strumenti necessari, siamo stati veramente bravi, questo lasciatemelo dire e riconoscere, e per cui oggi la palla passa a loro e speriamo che in tempi brevissimi riescano a mettere la prima pietra, e speriamo magari che Totti sia il primo a dare il calcio all'inizio dentro il nuovo stadio della Roma. Benissimo. Bene, grazie, allora buon viaggio, buon arrivo a Roma. Grazie per la gentilezza, buon lavoro. Grazie al capogruppo in Campidoglio del Movimento 5 Stelle, Paolo Ferrara. Grazie.